uguale per tutta, ma soprattutto chi sbaglia tutti pagano. E sì, il riferimento, voglio dire, è preciso, ma è una battaglia che voi portate avanti da anni ormai. Assolutamente, e io sono felice perché, passami il modulo, questi sono, copriamo i dati, donne e uomini che adesso a Bassano, ma oggi e domani in tutta Italia, stanno mettendo una firma fondamentale perché ci siano processi veloci, certezza della pena. Un processo non può durare 10 anni, non ci possono essere milioni di italiani che per anni rimangono in sospeso, significa famiglie rovinate, aziende fallite. Quindi anche nei tribunali chi sbaglia paga, bisogna essere veloci come in tutti gli altri uffici del mondo. Noi stiamo lavorando perché con Draghi si facciano le riforme tagliando tasse, riformando giustizia e tagliando burocrazia, però le firme dei cittadini sono una garanzia che se in Parlamento PD, 5 Stelle e Sinistra rallenteranno, allungheranno, saranno i cittadini con le loro firme, con il loro voto a rendere l'Italia un paese più moderno, più veloce, più efficiente, più sicuro. Allora, altri argomenti attualissimi, il Green Pass, e noi in Veneto rischiamo di diventare zona gialla, insomma, no, è d'accordo con il governatore del Veneto? Non scherziamo, bisogna mettere in sicurezza tutti coloro che hanno più di 60 anni, che sono quelli che hanno rischiato di più e sono morti di più, quindi invitare tutti coloro che ancora non l'hanno fatto a vaccinarsi. Però sotto i 50 anni, ragazzi, il tasso di mortalità è stato dello 0,2%, quindi non si possono multare, punire i ventenni e i trentenni senza aver tutelato i settantenni e gli ottantenni, quindi completare l'opera di vaccinazione su coloro che sono a rischio, i nostri genitori, i nostri nonni, senza complicare la vita ai giovani che hanno sofferto per un anno e mezzo. Quindi multe, punizioni, obblighi non servono a nulla. Gli ospedali fortunatamente sono sotto controllo. Se questa variante Delta è più contagiosa si userà prudenza, buon senso, però l'importante è che la gente non venga ricoverata e non muoia. Quindi l'importante è tutelare e vaccinare tutti coloro che hanno più di 60 anni senza incolpare o multare i ventenni.